Processo di integrazione della popolazione rom. Proposta provocatoria di Alessio Crillini, capogruppo del PDL, in consiglio comunale. Perché il sindaco non realizza un campo nomade del Rano vicino a casa sua? Si chiede sostanzialmente il consigliere, a seguito delle proteste e delle preoccupazioni sorte in alcuni cittadini di San Giovannino, dopo la decisione dell'amministrazione comunale di trasferire una famiglia rom da Pieve Corleto alla frazione vicino Reda. La sistemazione indicata sarebbe un complesso abitativo di proprietà del comune vicino ad altre case, dove attualmente risiede un profugo proveniente dall'Africa e lavora una tabaccheria. C'è un grosso problema perché in zona San Giovannino, dove c'erano i profughi fino a poco tempo fa, verrà spostata la famiglia di Rom che era residente a Pieve Corleto e verrà messa lì. Un problema molto forte e molto sentito perché lì ci sono tante abitazioni, questi Rom non ci vogliono andare perché in casa non ci vogliono stare e lì la zona è molto frequentata e loro non stanno bene. E la gente che ci abita è preoccupatissima e addirittura in questo edificio c'è un'attività che sicuramente avrà una ricaduta pesante a livello di rendite. E il problema è questo, che il sindaco ha fatto un primo incontro con la cittadinanza e addirittura si è permesso di dire che non è un grosso problema perché se queste persone rubano, rubano lontano da casa. La gente non è tranquilla, tra l'altro si dice che queste persone si spostano a piedi per un raggio di 16 km quadrati, quindi è molto facile capire che teoricamente possono arrivare anche a Faenza e anche oltre. E tra l'altro ci sono dei matrimoni in vista, quindi arriveranno altre persone. Insomma, il fenomeno sembra tutt'altro che sotto controllo. Ora, il PDL, io chiedo, faccio una provocazione che porterò in consiglio comunale. E anziché portare queste persone in questo immobile che può essere utilizzato per altre cose socialmente più utili, tipo per chi perde il lavoro che altro, perché non fanno i nostri cari amici della Giunta un bel parco Rom, come fanno tante altre giunte di sinistra, con acqua, elettricità, eccetera, eccetera, dove queste persone potranno stare tranquillamente senza dover per forza recluderli in casa dove non vogliono stare. Dove fare questo parco? Ovviamente, chiedo io, ad Errano, visto che il 30% della giunta e molti politici sono di Errano, se veramente questa giunta è leader, se il sindaco è leader, se veramente si vuol far vedere che ci si crede in quello che si fa e non che si fa tanto per fare o per farsi belli, poi si sbologna la cosa fuori dalle porte. Se siete dei leader, dico, cari signori, fatelo a casa vostra. Fatelo a casa vostra e dimostrate che io mi sbaglio, dimostrate che veramente ci credete in quello che fate, che c'è una progettualità di integrazione seria. Io non dico che non ci voglia l'integrazione, l'integrazione ci può stare anche un'integrazione fatta con un campo Rom, se ben organizzata, non di sicuro dando via un immobile con tutte le case intorno, con un'attività lì, perché andiamo a creare dei problemi a livello economico. Queste case perderanno valore, l'attività dovrà chiudere, ripeto, non ha senso. Facciamo altre cose, volete fare un campo Rom? Fatelo, però fatelo ad Errano e fate vedere che ci credete prima di tutto. Questa è la provocazione, questo è quello che succederà. Poi, oltre che l'incontro con pochi residenti fatto dal sindaco, tramite Milena Ragazzini nel consiglio di quartiere di Reda, chiederemo invece un consiglio straordinario, Milena Ragazzini chiederà un consiglio straordinario, dove si parlerà soltanto di questo, perché anche se questo posto, questo luogo non è di competenza, diciamo, territoriale del quartiere Reda, ma è del quartiere Borgo, riteniamo che sia un problema sociale di tutta anche la zona di Reda, quindi è giusto che la cittadinanza di Reda possa andare a intervenire e che prima che si facciano scelte irreversibili, anche controvoglia, diciamo, dei protagonisti, si possa ragionare e discutere. Chiedo un ripensamento, chiedo una mossa vincente, lancio un guanto di sfida molto sportivamente, dico dimostratemi che ci stiamo sbagliando, dimostratemi che veramente andate avanti con idee chiare e che credete in quello che fate, con la vendita del terreno e dell'immobile di Pieve Corleto dove ora sta questa famiglia di Rom, potete tranquillamente espropriare una fetta di terra ad Errano senza gravare sul bilancio comunale, quindi fatemi vedere che si possono fare le cose senza gravare su chi è più sfortunato e abita fuori Faenza. Federico Lega per Faenza Web TV.